Amiche, amici trans e gay, amici della Xena, ben ritrovati. Sto andando a pescare a Bogliasco. Dopo tanti cappotti ho detto, ma sì, prendiamone un altro, che tanto non fa mai male, si sta avvicinando l'inverno, fa sempre comodo. Dunque andiamo a Bogliasco a pescare con i bigattini galleggiante bolognese. Visto che a fondo ultimamente non ha ripagato, abbiamo deciso di andare a Bolognese. Speriamo che ripaghi. Niente, sono le 11, me la sono presa proprio con calma. Staremo fino alle 4, alle 5. Se poi alle 2 non prendo niente, vengo via. Però vabbè. Direi che ci vediamo dal luogo di pesca. Eccoci arrivati. Allora, abbiamo montato un galleggiante da 1,5 grammi. Piombatura molto aperta, pallini microscopici e per finire un amo del numero 16, che è lì. Pescheremo con bigattini e finale dello 09. Oggi rischiamo il tutto per tutto. Allora, pescheremo lì in mezzo, abbastanza vicino qua, 10 metri dalla riva. E ho montato, vi spiego perché ho montato un amo del 16, c'ho anche del 18 e del 20, perché viste le condizioni meteo marine, il cielo terso, la temperatura dell'acqua che siamo intorno ai 17,5 gradi, ho deciso di montare un numero 16 di amo perché il 18 non sono riuscito a legare. La spiegazione tecnica è quella, me li devo preparare a casa con calma, non ci vedo più una mazza e quindi abbiamo montato un 16. Tra qualche anno monterò un 2 direttamente. Va bene, cominciamo a pescare, che almeno speriamo bene. Abbiamo già pasturato un minimo, con speranza che richiamo quanto più tanto. C'è il rischio concreto che di venire incappellati da qualche onda, ma va bene così, mi metto in quella postazione lì che mi sembra asciutta. Speriamo in bene. Dopo 3-4, anzi donzelle, è arrivato il primo cefaletto. Bene, speriamo in bene, noi continuiamo a pasturare. La taglia sta aumentando. Grande. Sempre piccolo, eh? La taglia sta decisamente aumentando, eh? Come non detto, grande, altro bel cefaletto. Divertimento a bestia, oggi stanno uscendo di questi, ne sono già usciti diversi. Spettacolo. Bene, bene. Questo è il bigattino che ha preso l'occhiatino, eh? L'ha trascinata al bigattino, l'ha morsicata e se l'ha portata a riva. Guardate che roba, mamma mia. E dove sto pescando io è passato il Sapiens, ma Sapiens è proprio di brutta maniera, questo. Ce ne sarà stato di posto per andare a rompere i coglioni alla gente. Giornata finita,
Oggi mi sono divertito, ho visto un sacco di pescetti, un sacco di tocche, cefali, saraghetti, sarpette, che ovviamente tanti non ve l'ho mostrato, perché ho perso due belle sarpe, o salpe che dir si voglia, una perché ho sopravvalutato il filo dello 09 e ho strappato, e l'altra invece stavo guadinando, ma mi ha tagliato, arrivata proprio lì su guadino. Comunque saranno state roba sui 4 etti, mezzo chilo o l'ultima di un tanto, la seconda. Vabbè, però mi sono divertito. Da Bognasco per ora è tutto, in attesa della tempesta, della perturbazione che sta arrivando. Vi saluto.